Bentornati amici del canale ed eccoci con un nuovo video insieme, giovedì pomeriggio. E che cosa andiamo a fare? Ci andiamo a rasare la testa perché la barba... no, niente barba, solo testa. L'ho rasata la barba quando era lunedì, mi sembra di sì, o lunedì o martedì, non ricordo onestamente, ma comunque diciamo è ancora corta, quindi sono ancora presentabile. Andiamo a rasarci la testa. Come sapete, io utilizzo Multilama perché con rasoio di sicurezza non mi ci trovo molto bene, anche avendo una testa bella rotonda. Però, onestamente, con rasoio di sicurezza più di una volta mi sono fatto male. Quindi, non mi sembra il caso di farsi male nuovamente. Però, andremo ad usare un prodotto che avevo provato in privato. Per la testa è un prodotto che ovviamente già conoscete, che anzi l'avete visto anche qualche giorno fa, ed è la crema Blue Bears. Perché uso questa? Perché appunto provandola per conto mio in testa mi ha dato una rasatura eccezionale, addirittura migliore del gel, quello che usavo tempo fa della CN, quello che praticamente esce blu e diventa schiuma. Quindi useremo questo come rasoio Wilkinson Extreme 3 in questa versione nera, che lo ricomprai tempo fa perché oddio mi sta andando via la voce. Perché il Bic, questo qua, non mi è piaciuto molto come ha lavorato. Mi hanno consigliato anche di comprare alcune Gillette. Appena finisco questi, le prendo. Così facciamo anche una sorta di panoramica su questi Multilama e su come lavorano in testa. Poi, nel post rasatura, onestamente io per la testa prediligo sempre e solo questo o al limite quest'altro. Uno è gel, uno è balsamo, entrambi sono molto buoni, infatti costicchiano un pochino per la quantità che hanno, però non ho più avuto problemi di secchezza della pelle. Quindi direi che posso bagnarmi la testa e andremo ad applicare la crema, perché questa crema dovete sapere che oltre ad essere montata col pennello si può diciamo applicare anche stile brushless, ovvero la metti e poi ti puoi rasare. Quindi, ripeto, mi sciacquo e così l'applichiamo. Ok, allora, mi sono dato una bella bagnata, acqua tiepida, calda, veramente non ce la faccio, non è cattiveria, ma proprio non è cosa. Andiamo a mettere la crema. Ovviamente cerco di applicarla prima un po', su tutta la superficie da radere, che ovviamente è molto più estesa rispetto alla sola barba. Si potrebbe anche montare col pennello, come ben avete visto l'altro giorno. Però onestamente, diciamo, ho un approccio differente per quanto concerne la rasatura della testa. Bagniamoci un pochino la mano perché bisogna un attimino idratarla di più, altrimenti poi tende ad asciugarsi un minimo e non è il massimo. Ok, tecnicamente anche dietro dovrebbe essere stata applicata per bene, anche se ovviamente la vista a pallonetto per ora ancora non ce l'ho, magari in un futuro. Sciacquiamo la mano e andiamo a prendere il nostro Multilama. Ovviamente l'ho tirato fuori dal pacchetto adesso, è nuovo, perché se lo devo portare in video utilizzo una lametta nuova, perché se poi ci dovesse essere qualche problema di certo è imputabile al fatto che quella che ho lì era già usata per due o tre rasature e non durano molto. Ok, io direi che possiamo partire. Ovviamente io seguo la mia mappatura del pelo in testa, del pelo del capello, insomma, ci siamo capiti. E poi di conseguenza, nella seconda applicazione vado a fare poi il contropelo, sempre tenendo conto di questa cosa. Inizialmente parto dai lati così. La barba poi andrò a staccarla a punta, perché insomma non mi va di rimanere con la barba, anche se corta, però staccata di netto, perché non mi piace. Col Multilama ovviamente bisogna premere un pochino di più, anzi, bisogna premere rispetto al rasoio di sicurezza, altrimenti
Il taglio non è molto efficace. Anche perché questo ha la testina snodata e morbida, il che lo fa adattare bene alle forme della testa. Cosa che ovviamente su una superficie rigida, come ad esempio la barra di sicurezza di un rasoio di sicurezza, scusate il gioco di parole, non puoi fare. Adesso però, per fare la parte posteriore, mi devo per forza munire di specchio. Lo so, non è molto professionale la cosa, però questo è. Poi tra l'altro manco ci vedo perché c'ho. Cioè, vedete come sto. Ovviamente questo è sciacquato lo spesso perché già così già inizio a tagliare poco o nulla. Calmiamo un attimino mano perché altrimenti qui non ci arrivo. O meglio, ci arrivo, però non capisco perché mi devo slogare una spalla. Ok, parte posteriore verso il pelo fatta. Andiamo a fare sopra. Ok, prima fase completata, adesso ovviamente come per la barba mi risciacquo, però rasoio non devi cadere e devi rimanere lì, acqua tiepida, non fredda altrimenti comunque andiamo a richiudere subito i pori, anche se vabbè con sto caldo è un po' difficile. Così poi facciamo la seconda applicazione per il contropelo. Praticamente grondo acqua. Infatti mi sono rimesso la maglia che avevo usato l'altro giorno per Asao, perché non mi va di sporcare onestamente quelle con cui esco, che poi fa anche piacere essere bagnato adesso, diciamo. Seconda applicazione, che anche qui, come per la barba, risulta decisamente migliore. Vedete, già la crema si scioglie, diciamo così, passatemi il termine, molto meglio. Sentite? Non so se riesci a capire, ma dietro sono rimasti un po' più di capelli, anche perché sono più duri rispetto a quelli che appunto ho sopra. Capitano ovvio, altrimenti non me li taglierei, no? Perché lo sapete, io non. Da qualche tempo a sta parte ho preso a rasare la testa perché sinceramente non mannava proprio di combatterci. Avevo provato a fare anche delle cure, avevo anche visto i risultati, però onestamente dipende da alcuni prodotti, non mi va. Non mi va perché tanto rasato ci sto bene, ha i suoi vantaggi, diciamo, perché quando incontro una bella fontanella per strada e mi ci metto con la testa sotto, in tanti mi dicono beato te, ma cioè lo so, è di una comodità unica. Quindi tanto vale rasare tutto. Ok, come avete visto, abbiamo fatto un bello strato. Rimpugniamo il nostro Extreme 3 Black Edition. Black Edition, c'erano gli MDFX che erano Black Edition, se non erro. Però sciacquamolo per bene. E inizio sempre dai lati e adesso ovviamente a salire in contropelo. Cercate comunque di tendere sempre un minimo la pelle. Andiamo a fare direttamente anche questa zona. Che
Tanto bene o male la mia pelle comunque si è abituata, quindi di conseguenza posso anche, diciamo, fare di questo su e giù. Non è corretto, però almeno togliete tutto. Ok, adesso passiamo alla parte posteriore, che insomma comunque preferisco farvi vedere. Ovviamente poi se sentite qualcosa che rimane, specie a me in queste zone qui, perché effettivamente il capello cambia verso, c'è da andare a rimettere mano. Passiamo alla parte superiore. Che poi vi confesso che io all'inizio, quando le prime volte iniziavo a radermi alla metà la testa, avevo un po', non dico di timore, però insomma, perché vederti a pelle non è all'inizio una cosa tanto semplice. Però poi è solo questione di abitudine, è come quando porti la barba, magari te la tagli che ti vedi male, ma passano 2 o 3 giorni e ritorna tutto nella normalità, diciamo. Andiamo a fare qualche correzione anche in questo verso, tanto comunque questa crema lascia la pelle con una leggera patina che ti permette appunto di andare a passare ulteriormente senza arrecare danni. Andiamo a sentire con la mano, tipo qui, ma penso che si sente proprio, perché ovviamente il multilama non garantisce un taglio profondissimo, devi appunto insistere con più passaggi. Specie poi dove appunto il capello cambia direzione. Vedete, ad esempio, qui come stavo dicendo prima, il pelo cresce da qui andando verso l'esterno, quindi di conseguenza devo fare di questo. E che tra l'altro queste sono anche le mie zone un pochino più delicate. Basta ragionarci un attimino su, capire bene i versi e poi diventa un gioco da ragazzi. Ecco, qualcosa tocca rifinire anche qui dietro. Perfetto, adesso facciamo il lavoretto alle basette che vi ho detto prima, perché di lasciarle così squadrate non mi va e non mi piace. Qui, come vedete, già avevo dato una mezza tagliata e faccio di questo. La faccio partire a punta e poi cerco di andare ad arrotondare per ottenere questo risultato. A posto. Io adesso mi sciacquo, come avete visto, ci abbiamo messo molto poco. Mi sciacquo e poi cubetto di ghiaccio, perché sì, il cubetto di ghiaccio è legge. Eccolo qui, come al solito, bello incollato, che anzi schioppetta pure. E andiamo a passarlo. E in testa è molto piacevole, forse più piacevole che sul viso.
Ovviamente l'acqua che passa nella maglia è ancora più piacevole, come vi ho detto nello scorso video. Però è estate e queste cose sono anche ammesse, dai. Perfetto. Poi onestamente mi sento anche molto più fresco, tutto bello rasato e liscio. Sì, lo so, assomiglio vagamente a Walter White, però... Che demo fa? Richiudiamo la nostra Blue Bears, che come hai visto si comporta molto bene anche sulla testa. Adesso però mi do una leggera tamponata, così poi andiamo ad applicare il balsamo Gillette. Anzi, no, facciamo una cosa differente. Niente balsamo Gillette, ma bensì vado a prendere di là un altro prodotto che ho, che era quel dopobarba analcolico, quello azzurro col tappo bianco, così vediamo un attimino come si comporta in testa, perché in viso sì, si comporta bene, però ho curiosità di provarlo anche in questo contesto. L'ho trovato, stava dentro al mobile, ovviamente adesso tutti i dopobarba messi in frigo si comportano decisamente meglio. Comunque questo qua, penso che lo conosciate. L'ho portato qualche volta in video. Onestamente non mi fa impazzire perché a me i dopobarba non alcolici non dicono molto. Però magari potremmo trovargli un nuovo uso appunto in testa. Mamma mia, i baffi. Però ripeto, non posso scocciarli per la cosa che vi ho detto nell'altro video. Andiamo a metterne un po' nella mano, fortunatamente al dosatore. Ripeto, non è alcolico. Odora di olio Johnson Baby, quello che si usa per i bambini. Non è brutta come fragranza, è un po' anonima, diciamo, persistenza, vabbè, praticamente nulla perché non è una fragranza molto spinta, però se evita arrossamenti in testa e non fa seccare la pelle, tanto di guadagnato. Che poi adesso, oddio, con sto caldo e pori praticamente sempre aperti, difficilmente tende a seccarsi. Come vedete, sembra leggermente oleoso, però non dà eccessivo effetto lucido, cosa che a me non piace proprio. Infatti, vorrei anche cercare e recensire qualche prodotto di questa tipologia. Allora, ci siamo rasati anche la testa in maniera non molto ortodossa per i miei canoni, però comunque vi ho spiegato la motivazione per il quale utilizzo il multilama. È una questione anche di andan giro sfregiati o no, e a me da andan giro sfregiato onestamente non me va. Magari un domani in qualche possibilità al rasoio di sicurezza la ridarò, però adesso preferisco utilizzare questi. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un pollice in su, commentate sotto, in descrizione, gruppo Facebook e pagina Facebook. Ovviamente se avete qualche domanda da farmi in merito alla rasatura della testa, fatemene tranquillamente perché appunto oramai in questo argomento ci sono entrato a piedi uniti. Io vi auguro un buon fine settimana a tutti quanti, rasatevi, mi raccomando, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!